Ok ragazzi, esame di diritto il giorno 28 marzo, oggi è il 23, ce n'è di roba da fare, da studiare, però cerchiamo di memorizzarci tutto. Sono qui, ho una quarantina di argomenti separati così cerchiamo di fissarci il piano piano e tosta. E ora un altro po' di time lapse. Quindi ragazzi, adesso che si è studiato un po', ci si cambia, si va a fare un po' di sport, un po' di corsa, oggi facciamo qualche sprint e si va. Quindi ragazzi, quello che si fa è chiudere. Boom, salutate Antonio. Ciao. E poi ragazzi, ci si mette sui primi due stracci che si trovano. Vabbè, questo sì è abbastanza. Sarà una maglia della partita di Coppa Italia di basket di non si sa quanti anni fa. Pantaloncino SMU. No, questo è bello invece, preso a Singapore. Sì. Qui ragazzi, toccherà dare una tagliata anche a sti capelli, cosa dite? Perché ragazzi, la fast life di cui parla tanto Tommaso Marino sarà la chiave? Per me è molto interessante. A scaldarsi qui, oh. Tutti in giacca e cravatta qui, relax. Ecco qua, parco di Porta Venezia. Che farei un giretto per scaldarci. Ma che roba. Avanti giovani. Ma se fare un saluto, una foto di mini video. Ciao. Buona giornata. Ma sì ragazzi, chiedete. Cosa costa? Niente. Vedete, io di solito gli scatti li faccio su questa linea qua. E con un apparente rischio di furto. Perfetto ragazzi, ora si torna a casa, si fa una bella doccia fredda, si continua la serie. Qui girano un film nel frattempo. Momento ora di registrare il video della doccia fredda. Doccia fatta, tra poco ci si rimette a studiare e via. Eccoci qua ragazzi, doccia fatta, adesso si studia un altro po', pranzo e poi si va alla laurea del nostro grande amico Rosario. Mi sento bello attivo dalla doccia fredda, adesso un'altra ultima strigliata e poi si va a cucinare qualcosa. Dai, qui direi che bene o male abbiamo imparato. Sono quattro argomenti che stavo riguardando adesso, riguardo il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi e quindi dai. Avanti! Secondo, terzo e quarto. Allora, io direi che questi qua li abbiamo ripetuti e adesso li lasciamo fissare, chiudiamo, li lasciamo fissare nell'anticamera nel mentre che ci si prepara il pranzo. Dai, eh. Magia, ragazzi, salvavita. Guardate che bella. Si mette a posto, ragazzi. Un po' di buon riso secco che metteremo qui dove la carne si sta cuocendo. Devo dire che questa fast life mi sta piacendo, no? Pim pum pam, di qua, di là, video, prendi su, prendi giù, mangia, studia, mangia, esci, corri, fai, buh. Cioè mi sento attivo, no? Proprio più contento, attivo, la mente viaggia, però allo stesso tempo si è produttivi, le cose si fanno e quindi direi che è una buona combinazione. Non so voi ragazzi, ma io per esempio prima di uscire di casa oppure quando so che starò via per un paio d'ore, 2, 3, 4 ore, se stavo studiando una roba, magari c'è un esame vicino, prima di uscire do una riguardata a tutto un po' per sentirmi un po' sicuro e poi dopo esco di casa. Di solito ho un po' questa fissa qua. Anche se andrebbe eliminata perché bisogna essere sicuri a prescindere. Si esce, direzione laurea. Ah, sei carico? Sì. Dai, guarda qua che stile. Che smalto, che presentazione. Il più grande lavoro che possiate realizzare in qualsiasi campo che volete. Stiamo sempre cercando di migliorare, ma e spero veramente che insomma, siate soddisfatti della scelta che avete fatto pochi anni fa. Allora, io voglio parlare ai miei colleghi, vedo dei miei colleghe che stanno ancora affrontando il percorso. Questo è un percorso, appunto l'ho chiamato così, perché non è una gara. Ogni persona ha i suoi tempi, i suoi modi di studiare e soprattutto le sue prospettive. Quindi voglio dire a tutti, anche e soprattutto ai genitori, ascoltate i vostri figli, date fiducia loro e soprattutto non mettete ansia, un percorso che ansia non ne deve avere. Ok, questo è solo un mio suggerimento che voglio dare.
Ale, la detta. Grazie. Dammi questo qua, ci vediamo. Eccoci qui ragazzi, finita ormai quasi questa giornata. Adesso andiamo a casa, studiamo un altro po' e ci siamo. Ciao ragazzi, eccoci arrivati qui verso la fine del video. Grazie per averlo guardato, ora studio un altro po', come potrete vedere nel timelapse qui. E grazie per averlo visto e ci vediamo al prossimo. Ciao. Zo, ma li hanno portati, cioè, lui li ha portati apposta per te? Queste confette, le mandorle. O adesso, stasera.